Confermare l'identità del titolare di una PEC è essenziale per adeguare la casella allo standard europeo. È possibile eseguire l'operazione da uno dei seguenti punti di accesso: webmail, area clienti PEC, gestione account e app PEC. In questa guida vedremo l'operazione da webmail. Dopo l'accesso, clicca il pulsante Conferma identità nel banner azzurro in alto. In alternativa, puoi cliccare il menu utente in alto a destra. Troverai lo stesso pulsante. Si apre il pannello dedicato al riconoscimento. L'operazione è semplice e il pannello ti guiderà in ogni passaggio. Dopo aver visualizzato i dati del titolare, se non corrispondono a te o vuoi cedere una o più caselle ad un altro soggetto, puoi cliccare Modifica del titolare. Se invece coincidono esattamente con i tuoi, puoi cliccare Prosegui. Se stai guardando questo video, significa che hai a disposizione un computer con webcam o uno smartphone, non è così? Scegli la guida relativa al metodo di riconoscimento che hai. Ci siamo! Per scegliere il riconoscimento con webcam, basta cliccare sotto il box di Speed. Sul link Altri metodi per confermare l'identità e selezionare Webcam. Vai su Prosegui. Ti vengono mostrati i dati relativi alla persona fisica o alla persona giuridica titolare del servizio. In questo secondo caso, se occorre, compila o corregge i dati del legale rappresentante. Indica i dati relativi al documento che vuoi utilizzare. Il menu a tendina ti mostrerà quelli accettati. Dovrai poi trascrivere il numero del documento e indicarne la scadenza. Scorrendo la pagina, trovi la sezione per caricare una copia di questo documento. Ricorda che occorre sia il fronte che il retro. Se hai scelto un documento diverso dalla carta d'identità elettronica, dovrai caricare anche una copia della tessera sanitaria o del certificato di attribuzione di codice fiscale. Andiamo avanti. Nello step Accettazione documenti, clicca Leggi e accetta per aprire il modulo di richiesta. È necessario leggerlo fino alla fine, spuntare la casella Dichiaro di aver preso visione del modulo di richiesta e che i dati riportati sono corretti, e successivamente cliccare su Accetta. Tornato alla schermata principale, spunta le caselle relative all'accettazione delle condizioni contrattuali e prosegui. Se sei una persona giuridica, avrai anche lo step Verifica dati e dovrai attendere l'esito dei controlli prima di proseguire. Il pannello, a questo punto, ti mostra un riepilogo dei documenti necessari per il riconoscimento. Controlla che i tuoi dati personali e il riferimento del documento siano corretti prima di accedere alla piattaforma di riconoscimento. Verifica di avere a portata di mano quanto richiesto, specialmente i documenti, che devono essere originali e non fotocopie. Diversamente non potrai confermare l'identità. Il pannello ti mostra anche la scadenza entro la quale puoi completare il riconoscimento. Hai 30 giorni. Trascorso questo termine, dovrai eseguire nuovamente la procedura dall'inizio. Clicca Prosegui per cominciare la procedura di riconoscimento. In alternativa puoi cliccare su Cambia metodo per confermare l'identità e scegliere un metodo di riconoscimento diverso. Bene, sei collegato alla piattaforma di video riconoscimento. Il browser ti chiede di consentire l'utilizzo di telecamera e microfono. Quando hai fatto, esegui il test della webcam e inquadra il tuo viso rimanendo fermo per alcuni secondi all'interno dell'area tratteggiata. Esegui poi il test del microfono e dell'audio. Non temere, la procedura è guidata. I passaggi sono automatici e il sistema permette di proseguire solo se tutte le impostazioni sono corrette. Il test è andato a buon fine. Clicca il pulsante per avviare il video con l'operatore. Per concludere il riconoscimento, segui semplicemente le indicazioni fornite dall'operatore. Se il riconoscimento va a buon fine, l'esito ti viene comunicato direttamente sulla piattaforma di video riconoscimento e tramite email. Nel caso la procedura non abbia esito positivo, puoi ripeterla. Al termine, se non lo hai già fatto, ricordati di tornare in webmail e attivare la verifica in due passaggi. Solo dopo aver completato entrambe le procedure, la tua casella PEC sarà adeguata alla normativa europea.